primo che vedete qui, il primo è quello inviato dal governo italiano all'Unione Europea e è un documento di circa 300 pagine che vedremo poi ed è il riassunto di tutte le richieste che si fanno all'Unione Europea per uscire dalla crisi della pandemia. Questo è il primo documento. Qui sotto vedete Faldone 1, Faldone 2. Sono praticamente gli allegati, praticamente allegati tecnici, i quali riprendono tutti i punti del documento principale, quello sopra, e li arricchiscono di specifiche schede per ciascuno di quegli argomenti e con veramente prescrizioni dettagliate di come ciascuno di quegli argomenti deve essere sviluppato, deve essere documentato e anche con i tempi di attuazione. E nel seguito io vi darò poi anche alcuni riferimenti, quali parti si riferiscono a quale faldone e così, però richiede un po' di attenzione perché, anche di pazienza, perché seguono l'ordine del documento principale, quello del governo, ma poi sono pieni di prescrizioni, norme, codicilli, che non è facile orientarsi. Per chi è proprio interessato a quell'argomento, se li studia un po'. Ecco, quindi il documento principale, quello ufficiale del governo italiano alla Commissione europea e alle istituzioni europee è il primo. I Faldone 1, Faldone 2 sono dei corposissimi allegati. L'ultima riga, il fondo complementare, è una parte del piano nazionale che però viene recepito dentro agli altri documenti, per cui sì, serve andare a vedere nello specifico cosa prevede per certe cose, ma direi che i tre grossi malloppi sono il primo e i due faldoni. Quindi diciamo appunto che il piano è questo malloppo che si compone di tutti questi documenti. In realtà, scusate, in realtà il piano è una parte, e adesso passiamo alla seconda. Ah no, prima vi volevo segnalare questo, se ne volete tener conto. Questa AGENAS questa Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, riguarda solo la sanità, ed è quella alla quale il governo si appoggia per la politica sanitaria. Fa degli studi, dà delle indicazioni, la troveremo spesso in futuro, perché è un ente pubblico, vedete, assicura la propria collaborazione tecnico-operativa anche, non solo al governo, ma anche alle regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario. Quindi, se non sanno fare qualcosa, c'è lì questo organismo pubblico che li può aiutare, se hanno voglia di fare qualcosa, perché se no lo ignorano bellamente e dicono che non si può fare. Perché quando è stata istituita, nell'aprile 2020, quindi a inizio epidemia, il compito di collaborare all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, quella che manca nel nostro paese, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza epidemiologica. Poi sotto vedete che c'è un riferimento, poi ve lo copiate con calma. Volevo solo segnalarvi che c'è questo organismo pubblico che se non si riesce a farcela a livello locale, può sempre intervenire per dare una mano, basta voler fare qualcosa. In realtà noi stiamo parlando, e questa è la terza scheda, di questo provvedimento che si intitola Next Generation UE, che è
il complesso dei provvedimenti, dei programmi, come scrivono loro, di portata e ambizioni inedite, che prevede investimenti e riforme per 750 miliardi di euro, che per far fronte appunto all'emergenza epidemiologica da un lato, ma soprattutto per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Quindi più o meno il paradiso. Vediamo poi come succede in realtà. Di questi 750 miliardi di euro, l'Italia è quella che se ne prende la fetta più grossa, 235,12 miliardi. Effettivamente la prima beneficiaria è in larga misura di questo Next Generation UE, attraverso soprattutto tre strumenti. Il primo è il React, che adesso vedremo, è partito subito, ma ha una durata limitata di 2 o 3 anni. Poi c'è soprattutto il piano nazionale di recupero e di resilienza e poi un fondo complementare. E in sostanza questi tre provvedimenti porterebbero in Italia 235,2 miliardi di euro. Il provvedimento, diciamo, generale è appunto il Next Generation, di cui il PNR è la parte più rilevante. E passiamo dopo. Il React-EU, il primo di cui vi dicevo, per l'Italia di 13,5 miliardi su 47 miliardi complessivi. Ha una scadenza limitata, entro il 2023 bisogna fare le cose che finanzia. Vedete, è stato concepito in un'ottica di breve termine, 21-22, per aiutare gli stati membri nella fase iniziale di rilancio delle loro economie. Assegna al nostro paese la quota più alta, di cui quasi 8 miliardi e mezzo sono rivolti al Mezzogiorno per cercare di fargli recuperare i ritardi storici che, insomma, la situazione non solo economica, ma anche sociale, eccetera, del Mezzogiorno si porta dietro. A pagina 20 del volume che vi ho, del primo volume che avete visto nell'introduzione, si dice appunto che valorizza innovazione e green, un nuovo capitolo per affrontare i cronici problemi idrici. Scusate, ecco, gli investimenti nelle infrastrutture idriche che sono stati insufficienti per anni e causano oggi rischi elevati e persistenti di scarsità e siccità, perfino qui nella nostra regione. Ecco, poi vuole superare la frammentazione dei diversi attori e livelli istituzionali, frammentazione che rappresenta un ostacolo agli investimenti. Nel meridione, 895 agglomerati, che poi definirà meglio, hanno violato le direttive dell'Europa con multe che ad oggi sono già state pagate da 68 di loro, poi i particolari li vedete appunto a pagina 20. La scadenza dei progetti è il 2023 e si realizzano attraverso i PON, programmi operativi nazionali. Poi c'è il fondo complementare di 30,62 miliardi complessivi, ma lo ritroveremo, come vi dicevo prima, sostanzialmente collegato al PNR. Ecco, invece il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia stanzia 191,5 miliardi di euro, 68,9 dei quali sono erogati in sovvenzioni. Qui io non vi so dire se vale una interpretazione che sta girando, per cui le sovvenzioni equivarrebbero sostanzialmente a dei prestiti
prestiti senza restituzione, cosa che mi sembra enorme per 68 miliardi, o prestiti estremamente senza interessi, ma da restituire. Non, questo non so dirvelo, non l'ho capito. E probabilmente anche perché non sono molto familiare con certi termini finanziari. Comunque, complessivamente sono 68 e gli altri 122,6 sono prestiti veri e propri a tassi minimi. La durata di questo piano nazionale è di 6 anni, cioè entro 6 anni, il 2026, bisogna realizzare tutte le cose che prevede e che si articolano in 6 missioni. Ricordatevi questi termini, per poi le missioni saranno poi uno dei punti di riferimento di tutti i discorsi che si faranno dopo, perché sono ben definite. La prima è digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Non so, cultura e turismo non ho capito bene perché vanno insieme, ma insomma li hanno messi insieme. La seconda, che è una che ha gli stanziamenti più consistenti, è la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Qui ci sono tutti i finanziamenti per le industrie, trasformarsi, superare il carbone, ed è molto corposa, infatti nei faldoni occupa centinaia di pagine. La terza missione riguarda le infrastrutture per una mobilità sostenibile, come vedremo poi, alta velocità a go-go. La quarta, istruzione e ricerca, che anche qui io non mi sono addentrata, ma lo vedremo poi, dovrebbe aiutare l'università e la ricerca in tutti i campi a, insomma, ad avere più addetti soprattutto, e poi anche degli scopi che siano coerenti con le altre finalità. Inclusione e coesione, capite voi stessi che vuol dire spesa sociale soprattutto, casa eccetera. E il sesto, la sesta missione, che è la salute, su cui il punto 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, contiene anche la politica per l'acqua. E la salute è quell'altro argomento di cui vi dicevo che mi sono occupata di più. Ecco, vi segnalo così, ma per pura curiosità, questa nota. C'è a pagina 39 del volume primo, insomma, del progetto nazionale, alcune pagine dedicate specificamente al sostegno agli anziani non autosufficienti. E uno dice, ma guarda, che bravi, insomma, finalmente si accorgono che c'è il problema delle RSA e così via. Ve lo segnalo perché comunque merita, per chi di noi si occupa o è interessato un po' a queste cose, una lettura se non altro. A me ha colpito molto perché, sappiamo tutti, sui giornali stasera ho visto un'ultima notizia di 46 vecchietti morti, perché adesso stanno processando i medici che hanno deciso che siccome erano vecchi, malati, malandati, tanto voleva lasciarli morire. E c'è il processo che comincia adesso per questi qua. Questo è un dato di colore tragico, ma comunque l'ho voluto segnalare. Quindi ci sono 6 missioni sulle quali si articola il PNRR. Prima però di affrontare le missioni e la loro natura, qualità e finalità, ci sono 4 condizioni che l'Europa ha posto all'Italia per accedere a tutte le risorse europee. L'Italia prima, comunque, deve, la prima cosa che deve fare, approvare 4 riforme. La riforma della giustizia. Voi seguite anche voi il dibattito che c'è in Italia sulla riforma della giustizia. Guardate che questa prima parte di cui si discute in questi giorni è una parte solo della riforma della giustizia, sulla quale, come abbiamo sentito in questi giorni, il governo ha posto addirittura la questione di fiducia, che si voterà il 30 luglio. Faccio una piccola digressione. Se il 30 luglio
per ipotesi il governo non dovesse ottenere la fiducia, si apre una fase veramente, veramente allucinante, perché il 2 agosto scatta il semestre bianco, cioè i 6 mesi precedenti al fine del mandato del Presidente della Repubblica, durante i quali il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Quindi rischiamo, se il 30 luglio Draghi non ottenesse la fiducia, di ritrovarci con un governo dimissionario che va al Quirinale a dire non ho più la fiducia di questa ampia, amplissima maggioranza. Cosa può fare il Presidente della Repubblica? L'unico partito che non ha sfiduciato sono i fascisti, dare l'incarico ai fascisti. Mi pare molto improbabile. Quindi, secondo me, questa è una data cruciale che magari poi... io adesso non voglio drammatizzare, però voglio farvi presente che c'è questo problema. E poi dico la mia cattiveria giornaliera, che secondo me ci sono degli irresponsabili in Parlamento, come hanno dimostrato non una sola volta in questi anni, sono anche capaci di togliere la fiducia a Draghi e assicurarsi così, è una stronzata quella che dico, ma secondo me non è infondata, assicurarsi 6 mesi da nulla facenti, perché potrebbero fare solo l'ordinaria amministrazione, e però prendersi quel po' di stipendio e allontanare la disoccupazione di 6 mesi. Questo adesso dimenticatevi, se potete, che l'ho detto. Comunque, la riforma della giustizia è uno dei provvedimenti che l'Europa esige prima di aprire la borsa. L'altro provvedimento riguarda la concorrenza, e è proprio una notizia di oggi che il Consiglio dei Ministri la esaminerà in settimana, forse giovedì o venerdì, non so bene quando è convocato il Consiglio dei Ministri. Dovrebbe quindi approvarla e poi mandarla in Parlamento, e riguarderà l'energia, i porti, i rifiuti e la sanità. Per i servizi pubblici locali, acqua, energia, acqua e altro, pareva che fosse compreso il tutto in questo provvedimento. In realtà, come vedremo poi, viene rimandata una legge apposita, però già in questo provvedimento sulla concorrenza si dicono cose che sono veramente allarmanti, e le vedremo. Sulla riforma della pubblica amministrazione pare che ci stia lavorando Brunetta, ma io non ho nessuna notizia, credo che sia prossimo a essere presentato anche questo, però non so niente. Mentre invece il provvedimento sulla semplificazione è già stato approvato dal Parlamento il 23 luglio, e vi do qui la Gazzetta Ufficiale dove trovate il testo. Una cosa che vi segnalo, poi chi è interessato vada pure ad approfondire, è intanto con la semplificazione la riduzione dei tempi di tutte le pratiche, praticamente con la pubblica amministrazione, accorciare i tempi, ridurre gli adempimenti. Per esempio, per la valutazione di impatto ambientale ci sono 5-6 articoli di questo provvedimento che sono abbastanza significativi. Dai, dai, tira via, andiamo avanti, piantala lì, rifare storie. Quindi bisogna, entro pochi mesi, che queste quattro leggi vengano approvate, senza le quali l'Europa non sgancia un quattrino. E andiamo a vedere, per esempio, sulla semplificazione di cui parlavamo adesso. Prevede la drastica riduzione dei tempi di approvazione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale. Vi ho fatto qui l'elenco per semplicità, ma vi dà già l'idea, mette mano su tutto. Probabilmente, non so, essere pessimisti, probabilmente sarà molto più semplice far passare grandi opere,
come infatti poi si dice per esempio per l'alta velocità, eccetera. Vedete, opere, infrastrutture strategiche, per tutti gli interventi finanziati del PNRR sarà applicata questa semplificazione, le consultazioni pubbliche e gli interventi sull'ambiente saranno anche quelli ridotti e semplificati. Il ruolo delle regioni, il ruolo degli enti locali, c'è tutto qua. Insomma, chi è interessato se li va a leggere perché riassumere è molto difficile. La sostanza è una riduzione drastica dei tempi di approvazione che fa pensare che passa sopra a tante cose, anche se magari adesso possiamo anche ammettere che poteva essere anche troppo complicato. Però, insomma, questo vi già dà l'idea di come si taglia su tutto e via andare. Questo per la semplificazione. Il secondo esempio ci riguarda, almeno a me ha colpito molto perché riguarda anche SMAT. Noi abbiamo sempre rimproverato a SMAT di praticamente dare all'esterno il massimo di esternalizzazione possibile. E ultimamente pensate che SMAT affida all'appaltatore esterno anche la progettazione preliminare delle grandi opere, per esempio dell'acquedotto dell'Orco e di altre grandi opere che sta portando avanti, del collettore Mediano. Perché questo? Perché SMAT al proprio interno gli uffici di progettazione non li ha più. Gli ingegneri bravi, bravissimi che avevano progettato l'impianto di depurazione di Settimo, non ci sono più, perché si dà tutto all'esterno e questo viene in qualche modo consacrato e santificato con queste norme, ma io ho citato solo quella e sono molto più sviluppate nel provvedimento. Cioè, dà la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione, ma anche preliminare, oltre che di esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica del committente, nel nostro caso SMAT, che dice: voglio fare un collettore mediano da Mirafiori a Settimo che raccolga le acque reflue perché non devono più, perché l'impianto che c'è adesso non è più adeguato. Fatemi sta roba, tira due linee e dice: da qui a qui, più o meno penso che costi 100 e più milioni di euro, fatemi il progetto preliminare. Ma voi capite che a questo punto è la ditta appaltante, no, la ditta appaltatrice che sa, sceglie, decide se mettere i tubi di ferro, di rame, di oro o che cosa, se mettere certi dispositivi piuttosto che altri. L'appaltante, ma non ne sa più niente, il tutto è affidato all'esterno. Capite che quando poi entra in funzione, come fai a controllare che funzioni bene, che altro che. E qui si aprirebbe il discorso che accenno solamente, il controllo analogo. Oggi SMAT gestisce direttamente l'acquedotto, la fognatura, la depurazione, perché è di proprietà pubblica al 100%, ma soprattutto perché c'è una norma europea che consente agli enti locali, alle enti pubblici, di uscire dal mercato e di dare direttamente la concessione di gestione, per esempio, dell'acquedotto torinese, della fognatura, della depurazione, perché appunto l'azienda è controllata dai comuni come se fosse un loro ufficio, un loro dipartimento. Nel momento, a parte che non è più così, ma diciamo che formalmente potrebbe ancora reggere formalmente questa richiesta, questa esigenza.
Il fatto è che poi in pratica, quando tu non sai più che cosa si fa in quel quantiere, che controllo fai? È proprio la sostanza del controllo analogo che viene a decadere. E in questo modo, viene in qualche modo legittimato. Quali sono le conseguenze? Perché non è che lo facciano solo per togliere al pubblico certe competenze. Vedete, in tal modo, questo è testuale, è citato in questo documento che vi ho riportato qui sotto, si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone un'idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNR attraverso il privato, attraverso il proprio know-how tecnico. Vedete come si fa entrare il privato dentro il pubblico? Ma poi, quando andremo avanti, vedremo anche i particolari di come si fa tutto questo e delle conseguenze che avrà sul pubblico. Cioè, è veramente diabolica questa impostazione, perché detto così non, magari non allarma troppo, ma poi quando andiamo a vedere i particolari di come si fanno queste cose, si capirà perfettamente che il pubblico deve farsi da parte e non, per loro non ha più ragione d'essere. E questo è il secondo esempio del decreto sulla semplificazione che è già entrato in vigore e che dal 31 maggio, mi pare, e che in pratica i nostri amici della SMAT, che critichiamo proprio per questo, sono belli tranquilli e se ne vanno avanti per la loro strada. Questo sulla giustizia non dico niente, primo perché sono assolutamente incompetente, secondo perché avrete seguito anche voi il dibattito asperrimo che è in atto, terzo perché la parte di cui si sta discutendo oggi, come dicevo prima, è solo una parte dei provvedimenti che l'Europa ci chiede per mettere la giustizia italiana a onore del mondo, e quarto perché sono centinaia di pagine, anche queste, che non ho letto, che probabilmente non capirei, ma che vi ho messo in slide perché una delle condizioni che l'Europa pone per poi accedere al PNR. Sulla concorrenza cominciamo a capire perché hanno detto certe cose negli altri provvedimenti. Per esempio, sulla concorrenza, come vedete, ho messo in rosso, razionalizzare la normativa in materia di servizi pubblici. Eccolo qua. Soprattutto locali, mi raccomando. Ecco, anche prevedendo l'approvazione di un testo unico, quindi quello che oggi abbiamo sui servizi pubblici locali, loro pensano, il governo pensa di rivederlo, di rifarlo, perché dentro ci sono delle garanzie che a noi stanno a cuore e che magari loro non vogliono più conservare. Un testo unico che in primo luogo chiarisca il concetto di servizio pubblico. E anche questa è una bella sfida, perché il servizio pubblico è anche il taxi. Però per noi il servizio pubblico è la sanità, è la scuola, no? Quindi sarà divertente. E purtroppo Stefano Rodotà è morto e l'idea del servizio pubblico lui l'aveva chiara e noi abbiamo degli allievi suoi che sappiamo bene che non sono sulla stessa strada. Poi lasciamo parte il trasporto pubblico locale, ma che assicuri un ricorso più responsabile da parte delle amministrazioni al meccanismo dell'in-house providing. Vedete, ve l'ho citato prima, cioè le amministrazioni comunali, provinciali, regionali ricorrono all'in-house providing, cioè all'affidamento diretto, quando hanno chi gestisce il servizio che gli è stato affidato, quando hanno su questo gestore hanno un controllo analogo a quello dei propri uffici.
E effettivamente, se pensiamo a Iren, se pensiamo ad altre aziende pubbliche locali, diventa veramente difficile credere che i comuni o la provincia così siano in grado di gestire un controllo su queste aziende come se fossero dei propri uffici. Quello di Iren continua ad avere l'affidamento del servizio energetico in base all'in-house, cioè l'affidamento diretto. Ma ditemi voi che cosa controlla il comune di Torino di Iren? Adesso poi più tardi parleremo anche di questo. Quindi vedete che quando nel provvedimento sulla concorrenza l'Europa ci chiede di essere più responsabili come amministrazioni comunali, per esempio, nel ricorso all'in-house providing vuol dire che lo deve ridurre, lo deve ridimensionare. E in questa prospettiva, pur preservandosi la libertà sancita dal diritto europeo di ricorrere a tale strumento di autoproduzione, diciamo così, andranno introdotte specifiche norme finalizzate a imporre, non finalizzate a sollecitare, a imporre, quindi obbligare l'amministrazione a motivare in anticipo e rafforzata questa motivazione, a motivare per quale motivo, per quali ragioni non ricorre al mercato. Perché? La prima scelta che devono fare le amministrazioni è il mercato e quindi l'in-house, l'affidamento diretto e non tramite gara, diventa un'eccezione, un caso isolato da motivare anticipatamente e rafforzata questa motivazione e che dia ragione del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell'in-house dal punto di quali benefici maggiori rispetto al mercato l'in-house mi porta dal punto di vista finanziario, della qualità dei servizi, dei risultati conseguiti tenendo come riferimento le gestioni in autoproduzione, cioè dirette, no? O comunque a garantire un'esaustiva motivazione dell'aumento della partecipazione pubblica. Perché quella privata è da preferire. Poi appunto si ridurrà la durata dei contratti di servizio pubblico, compresi quelli affidati con la modalità dell'in-house, quindi altro che 20, 10, 20, 25 anni. Alla Smart gliel'abbiamo prorogato fino al 2032, mi pare. Niente, niente, molto meno, molto poco. E quindi anche qui c'è tutto un contesto, come vedete, che in nome della concorrenza di mercato attacca l'in-house providing, che purtroppo si presta a molte critiche proprio per come è stato gestito, cioè non sono immotivate, secondo me, le critiche che fa l'Europa. Questo non vuol dire che lo mandi allo sfascio, che lo devi migliorare piuttosto, e invece no. Devi dirmi perché è meglio del mercato. Non sarebbe difficile se i nostri amministratori, a partire dai nostri sindaci, non fossero convinti anche loro che il mercato è sempre meglio del pubblico, come abbiamo purtroppo constatato, con tutta la campagna sull'acqua. Altra cosa della concorrenza in ambito sanitario, prima sull'acqua, adesso sulla sanità. Vabbè, da un lato chiedono di introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento. Pensiamo solo alle RSA. Lì si accredita l'amico dell'amico, la critica che per esempio in comune, anche noi come ATAC abbiamo fatto alla gestione delle RSA. Vi ricordate che la maggioranza 5 Stelle ha rifiutato la commissione di indagine sul proprio gli accreditamenti delle RSA, perché lì c'è quel famoso
minutaggio, no, in cui le prestazioni agli anziani e ai malati lungodegenti sono rapportate ai minuti che il lavoratore impiega per fare questo o quel trattamento, dare questo o quel servizio, imboccare, pulire, eccetera, far bere, proprio come una catena di montaggio. Ecco, l'accreditamento e le possibilità di verificare se le condizioni dell'accreditamento sono rispettate, sono soddisfatte. Oggi, in base a quella delibera Monferrino maledetta, sono molto limitate per gli enti pubblici che accreditano appunto le RSA. E invocare criteri più trasparenti andrebbe anche bene se fosse poi così, speriamo che sia così. E poi aggiungo che è necessario intervenire sulla legislazione in materia sanitaria per ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei dirigenti ospedalieri, legacy lottizzazione sfrenata, no? Avete visto che la giunta Cirio ha cambiato praticamente tutti i dirigenti delle aziende sanitarie locali, mettendoci leghisti a più non posso e simili. Un altro aspetto sulla concorrenza che ho tirato fuori, ma ce ne sono anche altri, riguarda i rifiuti. Rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel mercato nel settore gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche. Cosa capite voi? Secondo me una lacuna impiantistica, un impianto di gestione dei rifiuti, cosa può essere se non l'inceneritore? No? E ci sono lacune da colmare, quindi capiamo che andiamo in questa direzione. E ciliegina sulla torta, rafforzare il potere degli enti antitrust e di regolazione settoriale. Guardala qui, che vediamo la nostra amatissima ARERA, andranno consolidati i poteri delle varie autorità nazionali, tra le altre ARERA, preservando la loro indipendenza strutturale e funzionale, che è proprio un'eresia, ma è qualche passo al convento. Quindi già nella legge sulla concorrenza noi ci troveremo a dover far fronte a questi, ed è preliminare all'erogazione dei fondi. Voi capite che quindi i fondi si danno se vai in quella direzione lì o se non ci vai, non va bene. Poi ci sono altre riforme di accompagnamento al PNRR, riforma del fisco, la revisione dell'IRPEF, sentirete anche voi di tanto in tanto, a pagina 78, flat tax, reddito di cittadinanza e altro, non si capisce bene, però queste non sono vincolanti come le quattro che vi ho citato prima. E un'altra cosa che è obbligatorio invece, in conformità agli obiettivi europei, il governo deve approvare una legge sul consumo di suolo, che è quella che non è mai stata, il regime dei suoli più che altro, mai stata approvata, nel nostro paese non c'è, tutti gli altri paesi europei ce l'hanno. E quando il povero Fiorentino Sullo, deputato della sinistra democristiana, ha cercato di far andare avanti in Parlamento proprio la legge sul regime dei suoli, che è passata anni dopo, molto modificata, la legge Bucalossi molto, molto ridotta, eccetera, e beh, c'è stato il tentativo di golpe del generale De Lorenzo proprio sulla legge sul regime dei suoli. Secondo l'Europa deve affermare i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso suolo, sostenendo con misure positive il futuro dell'edilizia e la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola. Figurati se non sono belle parole questo, però sappiamo anche che gli interessi qui dietro sono enormi e comunque il governo
si impegna ad approvare una legge sul consumo del suolo. Andiamo avanti. Ecco, arriviamo alle missioni, spero di non farla troppo lunga. Allora, la prima missione, come dicevamo, è la digitalizzazione, innovazione, competitività, poi cultura e turismo, e ci sono 40,32 miliardi per questo. Praticamente, ecco, qui io non so niente di questa materia, però ho seguito un intervento del professor Pacaniella dell'Università di Torino, che potete, e vi consiglio caldamente, quando avete un attimo di tempo, di ascoltare e di vedere a questo collegamento, perché con molta chiarezza lui, il professor Pacaniella, spiega che in sostanza con le tecnologie cloud di cui è pieno questo è il capitolo della missione 1, praticamente ci mettiamo in mano alle quattro grandi multinazionali del settore, e lo spiega con una chiarezza, magari un po' lungo, però ho capito perfino io qual è il disegno economico e politico dietro a questo provvedimento, che è tutt'altro che semplice, tutt'altro che scontato, ma è allucinante. E quindi io mi fermo qua, perché non saprei dire di più, e tantomeno non saprei dire meglio di come dice lui, di professor Pacaniella, e vi consiglio sinceramente di andarvi a ascoltare questa roba in un momento in cui non avete niente di meglio da fare, ma guardate che quando l'avrete ascoltato vi si apre veramente un orizzonte impensato, almeno per chi come me è profano di queste cose. La missione 2 invece è quella più corposa, quasi 60 miliardi, la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Dentro a qui c'è tutta l'ossatura della riforma del servizio idrico, ma c'è tutta la fuoriuscita dal carbone, dal fossile, eccetera. Io mi limito a una parte di questa missione 2, perché la transizione ecologica è molto complessa e insomma, io ho i miei limiti. Comunque, ve ne rendete conto scorrendo, se non altro, le pagine. Io insisto sulla risorsa idrica, siamo il Comitato dell'Acqua, e volevo mettere sull'avviso tutti noi del Comitato dell'Acqua di che cosa ci aspetta. Quindi i progetti di investimento di questi, di una parte dei 59 miliardi, circa 15 miliardi tutela del territorio e risorsa idrica, quindi insomma una bella sommetta. Questi soldi devono essere accompagnati da una riforma che rafforzi, scusate, e affianchi la governance del servizio idrico integrato, affidando, occhio, il servizio a gestori efficienti nelle aree del paese in cui questo non è ancora avvenuto, soprattutto al meridione, e ove necessario, eccoli qua, affiancando gli enti interessati, i comuni, con adeguate capacità industriali, e si intende private, per la messa a terra degli interventi programmati. Se voi tornate indietro alla semplificazione, alla legge sulla semplificazione, e vi leggete gli articoli dal 47 al 54, vedete come si fa sta roba qui. E praticamente ci si mette in mano i privati, soprattutto un'azione di riforma, dice qui sopra. Un'azione di riforma vuol dire una nuova legge, e infatti la ritroviamo dopo. La missione 2, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e monitoraggio delle reti. Vabbè, qui scarsa efficacia, poiché è scarsa l'efficacia e la capacità industriale dei soggetti attuatori nel settore idrico, soprattutto nel mezzogiorno. E lì, senza distinguere Napoli da Agrigento, che adesso ha deciso di passare al pubblico, Siracusa che lo sta facendo, niente, va tutto male,
e naturalmente la dispersione del 41%, 51% addirittura per cento al sud, è tutta colpa, è vero che è colpa dei gestori, ma insomma bisogna prioritariamente ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile. Come? Ecco qui che compaiono i faldoni. Da pagina 47 a pagina 55, tutto in inglese, ti dice che il milestone, no? Insomma, il punto di partenza è l'adozione di una legge di carattere generale, una legge obiettivo, diremmo noi, capite? Oppure di regolamenti sui servizi idrici per il loro uso sostenibile e incentivare gli investimenti nelle infrastrutture idriche, una general law che contenga provvedimenti, misure che almeno riducano la frammentazione degli enti tramite regole e meccanismi di aggregazione e, vedete, porre fine, stop allow, che gli operatori e i gestori attuali o di oggi, correnti, rimangano autonomi, perché devono essere integrati nell'operatore unico per l'intero ATO, e va bene, questo è già previsto dalla legge, no? Ci deve essere l'operatore unico. Noi in provincia di Torino ce l'abbiamo, e della Smart, in tanti altri posti non si è mai fatto, perché c'è la presenza del privato che non accetta di entrare col pubblico se non comandando, e quindi si prevede una nuova legge che ci fa pensare, che a me fa pensare, che la legge di iniziativa popolare, sulla quale abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme, che langue in Parlamento da due legislature, e ho paura che con la legislatura attuale decada addirittura, perché secondo me dopo due legislature finisce di vivere. Quella va nel cassetto, davvero, se non nel bidone della spazzatura, e si pensa a una legge diversa. Notate che queste cose le ha votate il nostro Parlamento, le ha accettate quella parte dei membri del Parlamento che dovrebbero essere quelli che portano avanti la nostra legge di iniziativa popolare. Quindi, una nuova legge, basta gestioni separate, tutto nel gestore unico, ma quando arriveremo al gestore unico vedremo che non deve essere nemmeno tutto pubblico. Andiamo avanti, sempre nella missione 2, investimenti in fognature e depurazione. Viene fuori che 3,5 milioni di italiani non hanno fognature e depurazione, che bisogna farlo, che l'UE ha già sanzionato l'Italia con quattro procedure di infrazione, eccetera, eccetera. Beh, qui non mi soffermo molto, però normative nuove, innovazione tecnologica, e dove possibile gli impianti di depurazione siano trasformati in fabbriche verdi per consentire il recupero di energia e fanghi e il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui e industriali. Però per tutta questa partita, come vedete in rosso sotto, per applicare tutti questi interventi nei tempi previsti, cioè entro il 2026, saranno definite riforme chiave che li accompagnino. Quindi aspettiamoci ben altro. Sempre missione 2, sempre in quella grande partita di cui l'idrico è una parte, la riforma 4.2, sempre dentro la missione. Garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. Cosa vuol dire?
E qui sono più espliciti ancora. Nel Mezzogiorno, poche storie, l'insufficiente presenza di gestori industriali, il che vuol dire privati, perché i gestori sono pubblici, quasi in buona parte, e l'ampia quota di gestione in economia, cioè diretta da parte dei comuni, vedete, danno perfino i dati, i gestori sono 1069, di cui 90. 995 comuni che gestiscono il servizio in economia, 381 in Calabria, in Sicilia, in Campania, i dati sono qua. Allora, l'esperienza dimostra che nel Mezzogiorno l'evoluzione autoctona del sistema non è percorribile, cioè non sono capaci di cambiare, e che occorre un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma, quindi, torniamo alla legge di cui si parlava prima, la nostra legge non esiste, ne faranno una nuova, rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore. Eccolo qua, favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, testualmente, con l'obiettivo di realizzare economie di scala, ridurre il divario, si chiama Water Service Divide, tra il centro-nord e il mezzogiorno. E nel faldone 2, da pagina 47 a 55, guardate che questa numerazione non è quella del singolo documento, è quella che appare in alto nello schermo del computer che dà la numerazione progressiva delle pagine del documento nel computer, insomma, ma ve ne rendete conto subito. Da pagina 47 a pagina 55 ci sono tutte le scadenze belle, precise, con i quadratini e tutto per tutte queste cose da fare. E quindi, o rispettate quei tempi o niente soldi. Questo per quanto riguarda il servizio idrico, che è solo una parte della missione 2. La missione 3, infrastrutture per la mobilità sostenibile, 25 miliardi, alta velocità. Sì, c'è il potenziamento delle linee regionali. Attenzione però, siano esse interconnesse o meno alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, ma che siano in collegamento e integrazione con la rete nazionale ad alta velocità, in particolare le regioni del Mezzogiorno e Italia. Un particolare che mi ha colpita e che vi riferisco, ma è un particolare di colore, se volete, c'è un piano nazionale di piste ciclabili al quale sono destinati ben 600 milioni di euro. Avanti, Savoia. Missione 4, istruzione e ricerca. Anche questo, 388 miliardi, è molto complesso, è molto lungo. Io non sono in grado di darvi più di tanto. Quello che che metto in luce in questo caso deriva dalla battaglia per il Maria Adelaide, perché in questa missione 4 è previsto anche la riforma 1.7 di alloggi per gli studenti e una riforma della legislazione sull'edilizia universitaria studentesca, residenziale studentesca, dove si dà tutto al privato. Quindi l'ho tirato fuori perché ci serve anche per la battaglia per Maria Adelaide. Incentivare la realizzazione da parte dei soggetti privati di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata da parte del MUR, scusate, oddio, 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 dove, scusate, scusate, ecco qui. Del MIUR, ho scritto MUR ma è sbagliato, del Ministero praticamente delle Università e della Ricerca, vedete, copertura anticipata degli oneri corrispondenti ai primi 3 anni di gestione delle strutture stesse, cioè il pubblico ti paga 3 anni se tu mi fai uno studentato, capite?
E questo al fine di triplicare i posti per studenti fuori sede, portandoli da 40.000 attuali a 100.000 entro il 2026. E dentro c'è non il Maria Adelaide, perché per il momento fa capo alle università il finanziamento. Poi avrete visto che non è sicuro che il finanziamento delle università arrivi. Comunque qui, se vogliono, c'hanno i soldi anche qua. Quindi i criteri sono apertura della partecipazione al finanziamento, al finanziamento pubblico, anche a investitori privati o partenariati pubblico-privati. Gli investimenti privati con garanzia di un regime di tassazione simile a quello applicato per l'edilizia sociale, cioè per le case popolari, capito? Agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture, garantendo una percentuale di cofinanziamento che sale al 50% rispetto, mi pare, al 30-40% precedente. Quindi anche in questo caso per l'istruzione, sì, certo, il diritto all'abitazione dello studente fuori sede vuol dire favorire la cultura, l'istruzione, la ricerca, eccetera. Però, insomma, se poi pensiamo anche al Maria Adelaide che mi chiude l'ospedale per metterci dentro gli studenti, vediamo che tutto si tiene. Misura 5, inclusione, coesione, spesa sociale sostanzialmente. Ci sono alcune cose curiose, vabbè, le politiche per il lavoro, su quale torneremo quando faremo l'iniziativa sul PNRR generale. Curioso l'investimento 1.3, un sistema di certificazione della parità di genere, a pagina 205, se volete andare. C'è la rigenerazione urbana e housing sociale, i piani urbani integrati, ma mi fermo qua perché qui ce ne sarebbe da parlare per un'ora intera. E comunque questa è la missione 5 per 19, quasi 20 miliardi. E vediamo finalmente la missione 6, salute, che non è granché, è questo stanziamento complessivo rispetto ai 30, 40, 50 miliardi che avete visto prima. Per la salute ci sono solo, diciamo solo 15,63 miliardi, di cui 7 per la sanità di territorio, quella che manca assolutamente. In questa missione sono previste, stabilite, sono proprio definiti gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per erogare l'assistenza territoriale e identificare le strutture che la devono fare. E tutto questo, la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici, deve essere adottata entro il 2021, con l'approvazione di uno specifico decreto ministeriale che dovrebbe essere assunto entro, vi ricordate, Agenas, quell'agenzia che ho citato all'inizio. I tempi che Agenas prevede sono il 31 ottobre 2021. L'approvazione di uno specifico decreto ministeriale con la definizione di quegli standard che deve essere mandato a Bruxelles, in base al quale Bruxelles dirà poi va bene, è coerente con le cose che dico io e quindi sgancia i soldi. Poi, il secondo adempimento importante è la definizione per legge entro la metà del 22 di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l'approccio One Health. Vabbè, One Health è un po' la medicina territoriale, insomma, il tentativo di superare l'estrema parcellizzazione che oggi ha il Servizio Sanitario Nazionale. Quella, se vi ricordate, che la dottoressa Elena Rubato ci aveva spiegato in un seminario fatto tempo fa. Lei coordina quel movimento appunto di medici di base che si chiama Now or Never e che appunto sostiene che il medico di base non deve essere isolato e lavorare per sé, ma nelle case della salute, eccetera, eccetera. Quindi le prime due cose da fare sono queste.
stabilire gli standard, cioè il modello, e guarda caso il modello che viene definito in questi documenti, soprattutto nei faldoni del PNR, corrisponde perfettamente al progetto che abbiamo fatto come Maria Adelaide, ma che è stato condiviso e approvato sia dall'Ordine dei Medici che dalla NAU, dal Sindacato Maggiore dei Medici Ospedalieri. Infatti andiamo subito dopo. Questi 15,63 miliardi hanno una parte, 7 miliardi, per la sanità di territorio. Eccolo qui, l'investimento 1-1, case della comunità e presa in carico della persona. Il modello richiesto dal Faldone, per intenderci, è quello del nostro progetto, che a sua volta è analogo al progetto di ANAU e che è stato approvato e condiviso dall'Ordine dei Medici per la riapertura di Maria Adelaide. Se andate a prendere quell'opuscolo, bene, i criteri sono proprio quelli lì. Ma non è che abbiamo inventato niente, sono i criteri della legge Turco, figuratevi, che non sono mai stati attuati, ma sono i criteri che in Europa prevalgono. Cioè non c'è niente di rivoluzionario, c'è solo l'arretratezza borbonica dei dirigenti della sanità italiana. Allora, in questo investimento 1-1, scusate, case della comunità, prevede l'attivazione di 1.288 case della comunità entro la metà del 2026, che potranno utilizzare sia strutture già esistenti, Maria Adelaide, sia nuove. Il costo complessivo dell'investimento è di 2 miliardi di euro, che se divisi secondo i criteri che stabiliscono loro, perché loro ti dicono come li deve ripartire in tutta Italia, secondo il numero di abitanti, eccetera, basta fare un'operazione, a Torino toccherebbero 28 milioni di euro per 18 case della comunità. Tenete conto che oggi a Torino abbiamo 13 poliambulatori, compreso quello di Lungodora Savona, che è il vecchio consorzio antitubercolare sul quale i nostri politici creativi hanno messo la targa Casa della Salute, ma è il vecchio poliambulatorio, grande, però è il vecchio poliambulatorio di Casa della Comunità, non ha proprio niente. Ecco, entro ottobre 21 il governo deve emanare un decreto di proposta all'Unione Europea. Se l'Unione accetta il progetto che quel decreto presenta, entro il primo trimestre del 2022 deve essere avviata l'attuazione di quel progetto, perché nel 26 deve essere tutto compiuto. Secondo noi, qui si sta dormendo della grossa. Quando abbiamo fatto l'occupazione di Maria Adelaide, l'assessore ci ha detto che entro luglio faceva l'indagine in tutto il Piemonte per capire i bisogni e i progetti che avevano le varie aziende sanitarie e che quindi, secondo lui, in settembre era in grado di mettere in piedi sta roba. Vedremo. Comunque, questa è la situazione e, come vedete, 2 miliardi di euro solo per le case della comunità, 28 milioni, che poi ce ne sono degli altri, ma adesso arriviamo, per le case della salute, si chiamavano case della salute, adesso si chiamano case della comunità, solo per Torino. Pensate che tutto questo, che pure era chiaro, noto, pubblico, di tutto ciò la Regione, quando ha presentato il suo progetto della Regione Piemonte per il PNR, dicendo al governo: chiedo per la Regione Piemonte 27 miliardi per questo, questo, questo e questo, non fa una parola su Torino, non chiede un euro per la sanità di Torino, quando poteva mettere tranquillamente questi 28 milioni che toccano, come dire. Nemmeno quello ha fatto, nemmeno quello. Allora, siamo quindi adesso sempre missione 6 salute, sempre di 15 miliardi, 7 miliardi per la sanità di territorio, l'investimento 2,
la casa come primo luogo di cura e telemedicina. Qui vi risparmio tutte le considerazioni che andrebbero fatte e meriterebbero di essere fatte sull'assistenza domiciliare, e cioè sull'assistenza che dovrebbe essere garantita a chi esce dall'ospedale dopo un intervento, una malattia e ha bisogno di riabilitazione. Non ci sono strutture di riabilitazione, tantomeno pubbliche, se non rare e sparse qui e là, e il poveretto arriva a casa e non sa, e la famiglia non sa più come muoversi. Mentre invece la previsione di investire parecchi soldi nell'assistenza domiciliare, che almeno l'obiettivo è quello che entro la metà del 2026 almeno il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni possa ricevere davvero l'assistenza domiciliare. Non è abbastanza, ma il fatto di cominciare a scriverlo vuol dire che finalmente ritorna di attualità. E soprattutto di sollievo alle famiglie, perché chi di voi si è trovato a dover curare un anziano, un malato, eccetera, sa cosa vuol dire non avere un'adeguata assistenza domiciliare. Ma vado oltre, perché l'altra è sempre i 7 miliardi per la sanità di territorio, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, cioè ospedali di comunità, non ospedali, grandi ospedali, strutture sanitarie che rispondono, che garantiscono brevi ricoveri destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media bassa intensità clinica per degenze di breve durata. Noi, per esempio, per il Maria Adelaide, sotto questo aspetto avevamo previsto almeno 20 posti letto. Qui dice fino a un massimo di 40, noi dicevamo almeno a gestione prevalentemente infermieristica, perché questo garantisce cure più appropriate. E soprattutto riduce gli accessi impropri agli ospedali maggiori, o al pronto soccorso, o a altre strutture di ricovero ospedaliero, o ad altre prestazioni specialistiche. Diventa un filtro, ma anche un'assistenza più comoda per gli stessi pazienti. I finanziamenti sono 1 miliardo per 381 ospedali di comunità, da realizzarsi anch'essi entro il 2026. Noi, nel nostro progetto per il Maria Adelaide, abbiamo abbinato queste due voci, ospedale di comunità e casa della comunità. Vi ricordate che ne abbiamo parlato prima, questa casa della comunità, perché insieme, quindi si arriverebbe a 2-3 milioni di euro, si può fare quel progetto che è più complesso che non la casa della salute o della comunità, ma che risponderebbe davvero a molte, molte stringenti fabbisogni della popolazione del quartiere, insomma 90.000 abitanti. Bon, siamo verso la fine, ospedali di comunità, e adesso nel faldone 2, dalle pagine 1242 alla 1375, si tratta della medicina, della telemedicina. Sono schede dei progetti molto dettagliate e ci sono le date precise di quando devono entrare in funzione. Il cronoprogramma di tutti i progetti va da queste pagine, 74-75, in queste pagine, e voi vedrete che lì ti dice in che anno, in che mese, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che l'Unione Europea ci dà un programma molto stringente, molto rigoroso, che a me fa pensare che magari i nostri non sono nemmeno in grado di capire che hanno degli obblighi, e che lì sono. Poi io cito sempre Dombrowski, che è la mia bestia nera, ma è quello che fa la guardia a tutte queste cose qua, e che se non ci sono non ti sgancia i soldi. Poi
l'ultima innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio, 8,6 miliardi, su questo io penso solo ai miei vecchietti che non hanno neanche il telefonino e mi chiedo come saranno assistiti. Ultimissima cosa, la parte terza del PNR a pagina 236 scrive che il governo auspica un ruolo attivo del Parlamento lungo il periodo dei 6 anni nel controllo e monitoraggio dell'attuazione del PNR. Ma voi sapete che il Parlamento italiano non ha mai monitorato l'applicazione, per esempio, dei fondi per gli asili nido o della legge sull'attuazione e applicazione dell'aborto. Quindi diciamo che il governo auspica, e vedremo il prossimo Parlamento se sarà in grado di rispondere a questi auspici. In ogni caso, entro il 30 giugno di ciascun anno, dal 21 al 27, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. Signore e signori, con questo vi chiudo. Anzi, lo lascio qui se ci sono domande. È stata lunga e speravo di essere più breve, ma vi assicuro che è molto complicato il tutto. Ho finito. Grazie Mariangela. Grazie. Io ora solo una domanda. Solo, non ho capito bene una cosa, ma tu parlavi a un certo punto di queste schede nel una delle ultime slide, schede dei progetti molto dettagliate per quello che riguarda i prossimi progetti, e quindi poi gli stati e il governo italiano, non in questo caso, si sono adeguati, o questo dettaglio che tu dicevi che riguardava la missione 6 della salute è un dettaglio che ha fornito di propria iniziativa il governo italiano, e quindi si è mosso autonomamente nel fornire questi dettagli. Ci voglio capire, l'Unione Europea ha dato dei dettagli stringenti, non solo delle indicazioni entro cui costruire i progetti? Questo volevo sapere. Sì, ma guarda che i modelli, per esempio delle case della salute o case della comunità, sono modelli ormai diffusi in Europa, non sono delle cose strane. E in Emilia-Romagna qualcuna è stata realizzata. Il progetto che abbiamo presentato noi, ma anche quello che ha presentato la NAO, sono praticamente ricalcati su quei modelli. Ma guarda che ci sono, non dico in metri quadri, ma quasi, insomma, quanti metri quadri per i laboratori, quanti metri quadri per le sale d'attesa, per dire. È molto dettagliato, ma non è una cosa straordinaria, perché per esempio anche la legge Turco di anni fa, ma la stessa legge di riforma sanitaria nostra, su l'asse portante del modello è già definita, è già spendibile, è già tracciabile su carta, scrivibile. Non è così, non è da inventare. Direi che è quasi tutto pronto da copiare, se vogliamo. Da copiare però con una visione che non è quella di faccio il laboratorio analisi dove ho uno spazio a Vanchiglia e poi faccio quello di radiografia a Aurora o faccio... No, deve essere un luogo, e questo è il concetto nuovo e direi persino un po' rivoluzionario, ma rivoluzionario borghese, se vogliamo, perché, ripeto, in Europa è più, molto più diffuso che non da noi, è che tu devi avere una struttura sufficientemente ampia e unitaria nella quale convergono competenze e bisogni che oggi sono estremamente frammentati. Io personalmente sto vivendo in questi mesi, per scelta,
un vero e proprio calvario. Vai dal tuo medico di famiglia che ti prescrive un esame, che dopo devi andare dallo specialista per fare l'altro esame e poi devi portare, e perdi tempo, code e tutto, quando invece ci dovrebbe essere un momento in cui il medico di famiglia, lo specialista si trovano, fanno, una volta si diceva il consulto, no? In una certa situazione un paziente ha bisogno di essere, come dire, trattato in maniera approfondita perché ha mal di gola, per dire, e allora non è che lo mandi in giro per la città e oltre per fare tutti gli esami, no, c'è il momento nella casa della salute o casa della comunità in cui il medico curante, il medico di famiglia, lo specialista, il laringoiatra, il radiologo che ha fatto l'esame si trovano, parlano di quel caso, si confrontano tra di loro, capite che è un risparmio da un lato di tempo per il malato ma anche per gli stessi medici, è un risparmio di denaro enorme, enorme. Che però richiede un lavoro collettivo. E voi sapete quanto il collettivo sia inviso a chi sbandiera la libera professione, a partire dai medici di famiglia, che sono liberi professionisti, non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Vendono 2 ore della loro competenza al giorno, da lunedì a venerdì, mai sabato e domenica, e con un massimo di 1500 assistiti, non di più, si prendono una bellezza di 100 e più mila euro l'anno di onorario da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ma non sono dipendenti del servizio e quindi la loro libera professione è il loro vanto, il loro orgoglio e la loro libertà di fare quel che vogliono, e non inserirsi in un sistema che invece dovrebbe vedere il lavoro collettivo. È questo concetto che finora ha impedito di proseguire sulla strada che invece altri paesi hanno già percorso in larga o meno larga parte, ma dall'Inghilterra alla Germania, alla Francia stessa, sono molto molto più avanti di noi su questo sistema qui però. Quindi è proprio una mentalità diversa che bisogna avere per un servizio pubblico efficiente e anche più qualificato, insomma. Non so se ho risposto. Posso dire qualcosa, Mariangela? Figurati. Allora, intanto grazie per questa lunga e articolata descrizione del PNRR. Poi volevo dire alcune cose, cioè i 69 miliardi di sovvenzioni penso che siano a fondo perduto. Anch'io. Sono gli altri 123 miliardi che, essendo prestiti, devono essere restituiti. E come ben sapete, arriverà il momento in cui l'Europa ce li domanderà. La soluzione di questa problematica che era partita col Covid era che tutti questi soldi dovevano essere dati attraverso la banca europea e ovviamente senza considerarli debito. Questo non è stato fatto e ce ne accorgeremo in futuro cosa vorrà dire. Poi, questi soldi, come hai ben descritto anche tu, sono tutti soldi che vanno alle imprese private. Cioè, qui si vede chiaramente cosa significa avere Draghi e chi per esso al governo. Noi lo sapevamo ancora 10 anni fa, quando aveva proposto, subito dopo il referendum, che bisognava iniziare a fare una privatizzazione dei servizi pubblici locali e non considerare il referendum stesso. Questi soldi vengono dati sempre e comunque ai privati. E il nostro Draghi ci ha detto chiaramente come questi siano gli investimenti buoni, perché gli investimenti cattivi, cioè i soldi dati direttamente ai cittadini e ai lavoratori,
per lui è un investimento cattivo e non deve essere fatto. Perché tutti questi soldi, se andate a vedere, non è vero che aumentano l'occupazione. Cioè, i soldi che vengono dati ai privati che forse potranno anche avere come risultato più occupazione, ma non è una cosa così papale e sicura. L'altra cosa che volevo dire era che la collaborazione tra settore pubblico e settore privato, che tu in varie slide, come dice il PNRR, domanda il piano stesso, è una collaborazione che in effetti diventa solamente gestione privata del servizio pubblico locale. Ora, quando mi dicono che con la concorrenza si deve vedere se e perché i comuni scelgono l'in-house, quello, il motivo, dicono, tu devi spiegarmi perché devi scegliere in-house e non invece la collaborazione col privato. Se vai a vedere, sono tutte cose che dovrebbero essere anche lampanti, cioè se i comuni sono effettivamente persone, cioè se i nostri amministratori pubblici sono veramente persone con un'intelligenza, una capacità e una voglia di gestire bene il servizio pubblico, è gioco forza normale che possano dimostrare perché scelgono l'in-house. Basterebbe solo una cosa, dimostrare che gestendo rifiuti, acqua e trasporto locale, senza il profitto che ARERA mette nella tariffa, dimostrerebbero in modo chiaro e lampante che è meglio avere un servizio in-house che non un pubblico e privato. Dopodiché nella missione 2 viene fuori che tutto sommato, non solo nel meridione ma in maggior parte nel meridione, la gestione non è efficiente. Ora, il nostro problema dovrebbe essere quello di dimostrare che così non è. È un problema non da poco dimostrare che così non è, perché effettivamente tutte le varie multe che si prendono sono tutte dentro a una gestione, non tutta, diciamo francamente, ma quasi tutta dentro una gestione che è quella in economia. Ora, noi dovremmo non avere paura di dire che noi, quando diciamo servizio pubblico senza profitto, con azienda speciale, non abbiamo nessuna paura di dire che deve essere più efficiente del privato, perché non vogliamo entrare nel meccanismo di 40 anni fa con le municipalizzate. E perciò bisogna denunciare nello stesso tempo sia il meccanismo ARERA, sia il PNRR di Draghi, che vuole dare i soldi ai privati, dicendo no, perché noi questa è l'alternativa per far funzionare meglio i servizi. Questo è quello che dovremmo fare, secondo me, non solo il Comitato dell'Acqua, ma tutti i comitati che si interessano dalla sanità a tutte le altre cose dovrebbero avere chiaro in testa come si deve lottare contro questo PNRR. Poi, e finisco, credere che l'attivazione e il monitoraggio del Parlamento per andare a vedere come vengono adoperati i soldi è proprio una bufala grande come casa, perché il Draghi si è ben messo d'attorno 5-6 personaggi, 7, mettiamo anche 10 personaggi, che non hanno niente a che fare con i ministri. Cioè neppure i ministri possono dire nulla rispetto a quello che fa col suo entourage. Questo purtroppo è il problema che abbiamo davanti. Grazie. Grazie Gianni. Manu,
cosa facciamo? Ti faccio una domanda, Mar, sì. Anch'io una domanda per te. Volevo chiederti questo, tu che hai esaminato appunto bene tutta questa documentazione. Queste riforme che dicevi all'inizio, sì, che accompagnano la realizzazione di tutto il piano, sono proprio chieste in quei termini dall'Europa o Draghi ci ha messo del suo aggiungendo delle robe che in realtà non erano richieste in quei termini dall'Europa, nel senso che sì, il refrain ce lo chiede l'Europa, l'abbiamo già sentito tante volte, no? Anche in casi in cui in realtà non era così. Allora mi chiedo se appunto in questa analisi che hai fatto è effettivo, è vero che ce lo chiede proprio l'Europa in quei termini, per esempio penso all'in house, cioè è proprio così o è Draghi che ha colto l'occasione per accentuare certe robe, anche se in realtà l'Europa non lo chiede in quei termini? Guarda, no, secondo me uno bisognerebbe andare a leggere i documenti che però sono generici, i documenti approvati dalla Commissione Europea, eccetera, che danno le direttive per questi provvedimenti nazionali, dove però secondo me non si trovano le precisazioni che chiedi tu. Probabilmente ci sono degli allegati, dei documenti a latere, scusate, che sono più precisi. Quello che io ho la stessa sensazione, le stesse impressioni, ma sono impressioni, pareri, opinioni come le tue, che non saprei come documentare meglio e di più. Quello che è certo è che in questi anni l'Europa ha sempre, sapete, da quando il Trattato dell'Unione Europea ha stabilito che l'Europa è una zona di libero mercato con valenze sociali, grande conquista dei sindacati italiani che gli hanno fatto aggiungere questi aspetti sociali, tutto quello che non è che è pubblico è inviso, tranne un certo senso di autonomia del pubblico in certi campi. L'in house, per esempio, l'ha inventato un italiano, che era il braccio destro di quel ministro che ha dovuto dimettersi, e che però l'Europa pratica parecchio. La famosa sentenza Tekkal di Bruxelles, del Belgio, figuratevi, lì c'è Bruxelles che ha messo in piedi una televisione locale pubblica, attaccata da tutti i Berlusconis del mondo, eppure la Corte di Giustizia Europea ha detto no, è un servizio pubblico per queste ragioni e quindi ha diritto di esistere, e l'affidamento di questo servizio diretto e non attraverso una gara è lecito. Ed è la sentenza alla quale ci aggrappiamo sempre quando parliamo dell'in house. Però credo dagli orientamenti, insomma, che vengono fuori da molti altri provvedimenti, per esempio tutta la partita dei contratti e degli appalti, qui l'ho fatto vedere poco, ma guardate che c'è, l'Unione Europea è sempre più determinata a ridurre la parte che di stretto controllo del pubblico e ad allargare sempre di più la parte del privato, come avrete visto in alcuni casi anche per l'idrico oltre che per la sanità, figurarsi in altri campi. Quindi io non saprei fino a che punto, non saprei dire, né saprei dove, probabilmente chi è più addentro a queste cose di quanto non lo sia io, forse per esempio sulla legislazione sul lavoro Corrado potrà esserci più di aiuto per questo, conoscendo anche la legislazione europea.
però secondo me con questo tipo di Commissione europea, con questo tipo di commissari europei che vanno per la maggiore, perché io cito sempre Dombrovskis, perché è la borghesia europea liberista e privatizzatrice che prevale su tutto, quindi non mi immagino che forse non hanno scritto niente, ma nelle trattative hanno sicuramente messo dei punti fermi per cui l'Italia si impegna, magari in linea generale, a cose che non sembrano gravissime, ma poi tra loro si sono capiti che tu devi mettere questo, questo e questo, se no io non te lo faccio passare. Ecco. E quindi c'è farina del sacco di Draghi abbondantissima, ma sicuramente, secondo me, da come sono le cose in Europa, anche una farina ben mescolata con quella europea. L'in-house, secondo me, è una bestia nera più per gli italiani che per gli europei, più per gli italiani, ma a quale purtroppo si presta anche la cattiva gestione di molti servizi da parte del pubblico. La riduzione anche dei tempi che dicevi delle normative ambientali, della valutazione di impatto ambientale, quella roba lì mi sa tanto di una roba italiana, perché in realtà cioè, l'Europa arriva proprio dall'Europa, tutta la legislazione sulla VIA, sulla VAS, sull'informazione ambientale alla cittadinanza e la partecipazione, cioè sono tutti temi che spontaneamente in Italia non avrebbero visto la luce se non ci fossero state le normative europee da applicare, per cui per esempio questa roba qui che si tagli molto su questa parte mi puzza molto di roba italiana piuttosto che europea. Poi appunto dopodiché mi fermo qui, nel senso che bisognerebbe, come dici tu, andarsi a prendere proprio i documenti a partire da quelli europei, e poi forse non basta, nel senso che non lo sapremo mai probabilmente. Però il mio sentore è che tante cose vengano un po', appunto, con l'occasione si approfitta per far passare delle far robe. Passare. Non so se ci sono domande da parte di altri o di altre. Direi di no. Ok, grazie mille ancora.